Buon pomeriggio, come ogni sabato sono molti gli argomenti che tratteremo fino alle 17.55, quando poi parleremo del moto mondiale, del campionato di calcio di Serie A, in particolare con la sfida tra Juventus e Inter, e poi daremo la linea al 90° minuto della Serie B. L'apertura oggi è dedicata a una sfida estrema. Due vigili del fuoco di Perugia hanno raggiunto Pechino con due motorini classe 50, 15.000 km di avventura. Questa storia è raccontata da Massimo Angioletti. Un viaggio d'altri tempi, Perugia-Pechino con lo scooter. 15.000 km in 30 giorni, 9 strati attraversati, 350 km percorsi mediamente in un giorno, in sella ai cavalli del nostro tempo. Due vigili del fuoco della città umbra, Alessandro Bacci ed Emanuele Cruciani, sono partiti per un'avventura a scopo benefico, la raccolta fondi destinata per fini umanitari, con tanto di partita a pallone nella capitale cinese. E poi la sfida, una sfida contro il tempo e lo spirito dell'avventura. Ma torniamo alla partenza, dalla piazza di Perugia, con tanto di saluti, brindisi e speranze, motorini attrezzati, naturalmente, in maniera particolare. Nelle valigie laterali troviamo l'abbigliamento personale, nella sacca anteriore tutto quello che riguarda le riprese fotografiche, sul mio, su quello di Emanuele per le riprese video, il GPS, la cartina per mancato funzionamento GPS, posteriore abbiamo una tanica da 5 litri per aumentare l'autonomia dello scooter, due bombolette gonfie a ripara e basta. Questa è tutta la nostra dotazione. Prime soste a Rimini, poi a Mestre, terzo giorno in Slovenia, a Maribor, quarto giorno in Slovacchia. Le prime centinaia di chilometri scorrono veloci, così il tempo. Walking in the race of life, looking for my own pace. Not always wanted to, but I have to. Sometimes feeling like I've bitten off much more than I can chew. But the wind goes through my hand, lifts me up with ease. Not a crease, hair full of grease, no weave embracing me. It's you I see. Primi imprevisti al quinto giorno, quando un acquazzone intradicia Emanuele ed Alessandro. Al sesto giorno, il confine con la Bielorussia, ma la raffinazione del carburante, evidentemente differente dai nostri standard, crea qualche problema ai due motorini che si impuntano, si spengono, fanno i capricci. I am you and you are me, I see. Al settimo giorno, dopo due ore di fila, di timbri e di burocrazia, i due centauri imboccano la M1. La strada che dalla Bielorussia arriva a Mosca. Finalmente una prima tappa del grande viaggio è vicina. Ma la polizia ferma i nostri. L'arrivo in Russia non è caratterizzato dalla migliore accoglienza, quella che si addice ai viaggiatori. Dopo una contrattazione, un adesivo di Rai Sport, la Rai è ancora famosa da queste parti, e $50 di mancia, la polizia li lascia andare. Finalmente, al decimo giorno, possono sgranchirsi le gambe facendo due passi nella capitale. Il caldo è asfissiante, 30 gradi. La prima parte del viaggio è terminata, 3.300 km in cui, confini e doganieri a parte, tutto è filato liscio. Sono i giochi estivi sui giardini sotto la Piazza Rossa. Come potete ben vedere, bisogna spedire i motorini con la Transiberiana Mosca-Pechino. Sul treno l'avventura assume i contorni esotici delle volute di fumo del sigaro e del profumo della vodka, il rumore e la steppa che passa. Prossima tappa, la Mongolia, la sua capitale Ulaanbaatar. Una infezione intestinale ha debilitato Emanuele, sfibrato anche dai continui controlli sanitari dei medici, che temono una malattia contagiosa. Chissà se conoscono la maledizione di Montezuma.
Nel frattempo, i due piloti vengono tenuti chiusi sul treno e alla frontiera tra Russia e Mongolia, sorvegliati a vista da guardie armate. I passaporti sono stati sequestrati, la diarrea non passa ed Emanuele deve essere ricoverato. Per 4 giorni rimarrà in osservazione. Finalmente il viaggio riprende. Sulla strada i viaggiatori sono tanti, ognuno a modo suo, ognuno con una meta, dall'altra parte del deserto mongolo, che è magnifico e sconcertante. Si diradano veicoli e vetture, si cominciano a vedere i cammelli. Le strade non esistono più, anche se sono segnate come vie principali sulla mappa. Alessandro ed Emanuele arrivano in un villaggio finto mongolo che un ex camionista ha costruito investendo i suoi guadagni in tanti anni di guida per le vie del mondo. La guerra, per chi non lo sapesse, è la tipica tenda mongola con cui loro si spostano durante l'anno per seguire le mandri. La tenda è fatta di tutte di robuste stecche in legno intrecciate che si richiudono come un ventaglio in modo da poterlo trasportare facilmente. La finestra al centro si apre all'esterno con una corda e all'interno con quest'altra corda. Si riparte, ma al primo rifornimento verso la frontiera cinese si avverte che si sta entrando in un paese particolare. È vietato rifornire il motorino direttamente dalla pompa, bisogna prima colmare una latta e poi versarla nel serbatoio. E avvicinandosi la frontiera cresce in maniera spropositata la fila di camion e mezzi vari che tra tamponamenti e sportellate cercano di guadagnare la corda per valicare il confine. Dopo 28 giorni di traversata e 15.000 chilometri, il risveglio è finalmente in un albergo con l'acqua calda e lenzuola pulite. Adesso i due navigatori si ricongiungeranno con gli amici, arrivati comodamente con l'aereo. Ci sarà una partita di calcio. Si festeggerà, saluti alle autorità e l'avventura ormai è da ricordare.